In realtà possiamo darci del tu, mi butterei in comitiva e ne faccio altri mille. Il problema è che io non sono un organo regionale, cioè tu stai chiedendo alla prossima amministrazione, ma qui non c'è la prossima amministrazione, io sono un organo di governo. Appunto per tutto quello che dici tu, questa sanità è stata commissariata, l'hanno tolta alle persone alle quali tu stai chiedendo la risposta, il governo ha mandato dei tecnici, più o meno bravi, questo poi verrà valutato. Quindi io non ti so dire qual è la volontà dell'amministrazione regionale, perché io non sono l'amministrazione regionale. Io sono un commissario di governo, anzi Pezzi, il generale Pezzi è il commissario di governo, io sono il subcommissario che affianca il commissario, per cercare di dare delle risposte a tutte queste nefandezze che hai raccontato. Però molte di queste domande hanno una risposta politica, no? Che io non posso darti. Mi rendo conto che siamo in campagna elettorale, ho visto le risposte dei politici che sono dovuti andare via, no? Quindi a me sembrava di spiegare che il blocco del turnover è evidente che è drammatico per questa regione, che va immediatamente rimosso, no? Non mi sembra di aver detto che andava tutto bene, che va tutto molto male, però evidentemente sono ancora un po' gemotto in queste cose, devo stare più attento. È come un senzatetto che non vede risolvere il suo problema fin tanto che non ha la casa, è vero, cioè, finché non ha un tetto dove abitare, a lui cosa gliene importa tutto quello che gli stiamo raccontando. Eppure una casa per essere costruita ha bisogno di un progetto, ha bisogno di comprare i materiali, ha bisogno di trovare i manovali. Ma noi oggi siamo in questa fase, quello che ho cercato di spiegare prima. Oggi, per quel che mi riguarda, da 8-9 mesi, perché io prima mi occupavo di un'altra regione, e per le inconcludenze sulla parte sanitaria di questa regione sono stato mandato a cercare di fare qualcosa di meglio. Allora, tutta la fase di progettazione del palazzo si è sostanzialmente conclusa, il cittadino oggi nemmeno lo nota, non lo può notare, non è cambiato niente. Però se non succedeva questo, non si poteva passare alla fase esecutiva. Tutto questo chiaramente non è di mio esclusiva competenza, noi lavoriamo, siamo una squadra. Dopodiché i ministeri, gli stessi che hanno sempre bocciato tutti i documenti che questa regione ha mandato fino a ieri, oggi ci stanno approvando tutti i documenti, quindi sono dei documenti, non dico buoni, migliori di altri. È finita la fase del dell'incertezza sul commissariamento, a 10 giorni abbiamo un commissario, quindi si riapre la normale procedura, vuol dire che veniamo convocati al tavolo, vuol dire che ci attendiamo allo sblocco del turnover parziale, limitato, per gradi, importante, perché lo metteremo tutto sull'emergenza e urgenza. Lo sblocco del turnover che vuol dire? Vuol dire aver fatto quello che chiedi tu, cioè aver fatto la mappatura di tutto il personale regionale, aver fatto il disegno di tutta la rete ospedaliera regionale, aver deciso in coerenza con gli standard nazionali quanti primariati ci debbano essere, per capire la lingua che intendiamo, e quindi li abbiamo falcidiati i primariati nella, perché c'erano primari senza posto letto, reparti che in altre regioni hanno standard di 30 posti letto, con noi c'erano tre primari qua dentro, quindi costi, inefficienza, incapacità di creare specializzazioni, masse critiche. Il documento che abbiamo presentato è tutto questo. Questo documento, sovrapposto alla direzione del personale, ci ha fatto rendere conto e soprattutto a rappresentare in maniera ordinata e organica ai nostri vigilanti, che sono il Ministero della Salute e dell'Economia, un'esigenza che a quel punto hanno capito e adesso ci stanno molto probabilmente approvando. Quindi questo lavoro è stato fatto. Paghiamo le tasse più alte di queste, più alte, paghiamo la sovrattassa per i VAT e IRPEF in questa regione. È vero, per i motivi che ci siamo raccontati, che sono gli stessi per i quali abbiamo il blocco del turnover, perché eravamo inadempienti su tutto. Quindi il Ministero ti dice, prendiamo atto di una situazione di inadeguatezza strutturale di questa sanità, ti dai compiti, si chiama piano di rientro, se tu i compiti li svolgi con diligenza, arrivano i risultati. Questi compiti non erano stati svolti con diligenza.
Per avere lo sblocco del turnover e il rientro dalle aliquote, che probabilmente stiamo avendo anche quello, dovevi fare rete ospedaliera, rete territoriale, rete trasfusionale, rete laboratori, PDTA, ci stiamo lavorando ai PDTA, ne abbiamo già mandati tre in preventiva approvazione, lunedì mandiamo quello sul diabete. Stiamo utilizzando, non lo fa nessuno in Italia, gli indicatori di aderenza AIFA, cioè io non dico ai medici devi prescrivere di meno, perché sappiamo benissimo che possono rispondere, io prescrivo quello che ritengo giusto. Io dico che devi prescrivere quello che è giusto secondo i criteri di aderenza AIFA, cioè l'AIFA stabilisce quali sono i comportamenti prescrittivi che hanno, di cui sono dimostrati gli esiti, e tu devi prescrivere secondo quei comportamenti. DPCO, cardiologico, diabete. Quindi è un lavoro immane, i cui risultati oggi sono sotto traccia, è come l'iceberg, tu la punta oggi non la vedi, però sotto si sta costruendo, non c'è la bacchetta magica in questo. ILEA, giusto, verissimo. Mi permetto di ricordare a tutti che il documento che hai sotto mano si riferisce al 2012, cui eravamo in pieno questa regione. Sì, però i dati sono 2007-2012. Ma no, per carità, no. Quindi non è mica. Noi programmiamo la spesa su base su risultati vecchi, certo. E noi facciamo delle cose, No, no, no. ma non c'è sincronia delle Diciamo lì. No, però dipende cosa stiamo dicendo. Io non è che voglio fare battute sciocche. Quelli sono i 2012, il 2013 ha dato altri risultati, il 2014 ne sta dando altri, risultati quotidiani. No, 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 non lo so. Però l'ultimo Ma è giusto, l'ultimo giorno del ministero è quello, tu su quello puoi fare i dati, però siamo qua nel 2014 e ti dico, ILEA all'ultimo tavolo di verifica, siamo in area critica, ma non mi ricordo Giacomino, siamo in area critica, ma non in adempienti. Quindi c'è stato un miglioramento, dopodiché siamo assolutamente inadeguati, siamo d'accordo. È di tutta evidenza che siamo inadeguati, però va vista una tendenza, da qualche parte tu parti e cominci, no? Va vista una tendenza. Allora, quando diciamo tutti insieme nella stessa squadra cominciamo ad aiutarci, perché ho apprezzato molto l'apertura del tuo intervento, cioè alla fine. Ma chi se ne importa di chi è la colpa, no? Cioè io non è che perdo tempo a stabilire tutto quello che hanno fatto i miei colleghi precedenti, perché delle cose inenarrabili. Interessa a tutti quanti noi rimboccarci le maniche e identificare un progetto e remare verso quel progetto. Cioè qual è il progetto? Il progetto è quello che ti stiamo rappresentando, è un progetto del governo, non della giunta regionale, è un progetto degli uffici tecnici dei ministeri della salute e dei ministeri dell'economia. Capisci, si lavora su standard, su regolamenti, su accordi conferenza Stato-Regioni, vanno applicate buone pratiche che sono presenti, normate, disciplinate. Noi siamo semplicemente stati mandati come tecnici a cercare di dargli attuazione. Oggi l'organo è completamente tecnico perché il commissario non è più il presidente di regione nella qualità. Oggi il generale Pezzi, che ha fatto oggettivamente un buon lavoro sui conti, gli è stato riconosciuto nominando commissario, quindi oggi l'organo è completamente tecnico, almeno fino alle prossime elezioni. Mi hai fatto un sacco di domande, adesso sto cercando di. No, hai fatto, ci mancherebbe bene. I posti letto, allora il taglio del posto letto non porta risparmio. Posto letto, se io taglio 500 posti letto, la spesa mi diminuisce del 7% legato al costo variabile di quel posto letto, ma poi tutto dimostrare perché praticamente un paziente che non va con l'ospedale e ne va in un altro. Perché? Perché il costo del posto letto è un costo teorico, è il costo del personale che comunque mi rimane in carica, è il costo del locale che comunque devo mantenere e riscaldare, e sono costi generali che comunque sostengo. Quindi i posti letto è una chimera pensare che portano risparmio. Dopodiché noi siamo in realtà la Calabria, sempre sulla base dell'Agenas che ci affianca, noi lavoriamo a stretto contatto con l'Agenas, è presente nei nostri uffici quotidianamente. Il posto letto, diciamo, lo standard è ponderato per la mobilità, è ponderato per la popolazione, noi siamo una popolazione abbastanza giovane.
quindi si abbassa un pochino perché consumiamo meno salute rispetto ad altre regioni. Stiamo oggi, abbiamo un posto, il tre nazionale per noi equivale al 2,7, tenendo conto della mobilità e tenendo conto dell'anzianità. E sono più o meno i posti letto che sono nella nostra programmazione, nel fabbisogno che abbiamo messo. Il problema qual è? Che questi posti letto non sono occupati pienamente per i motivi che ci venivano rappresentati, perché se non innalzi il livello della qualità di questa sanità, e anche un po' a livello di immagine, perché adesso tutto quello che noi stiamo cercando di fare dovremmo anche imparare a comunicarlo, dovremmo coinvolgere le associazioni, dovremmo raccontare un po' questa riforma, no? Anche per accogliere, oggettivamente non può essere dovunque, no? Quindi quello che dall'alto bisogna aver delineato bene, poi si scontra con mille piccoli problemi che solo la partecipazione locale, strutturata e organizzata, ti consente di notare per rimuovere velocemente. Però dobbiamo raccontarla. La mobilità più alta in questa regione noi ce l'abbiamo per oncologia, per la tiroide e per l'ortopedia. Abbiamo una mobilità importante anche di cardiochirurgia, a valore, intanto non è vero. L'oncologia, adesso abbiamo fatto la rete oncologica, in questa regione non esisteva una rete oncologica, l'abbiamo insegnata, non lo sapete, non la vedete, non ne siete ancora accorti perché non potete. Però andava prima di tutto disegnata una rete. Dopodiché andavano rimossi alcuni snodi che condizionano all'inizio la scelta del cittadino, perché è di tutta evidenza che se tu hai un problema, e lasciamo stare, se hai un problema è chiaro che se mi sento dire che tu una PET, una risonanza in urgenza la fai per un mese, ma le prendo la macchina in quattro posto in una regione che mi consente, è di tutta evidenza. E adesso non voglio anticipare nulla, ma insomma da qui a breve con il commissario annunceremo che qualche struttura comincerà a lavorare di medici di sera e quindi raddoppierà tutte quante le prestazioni e sostanzialmente gestirà il fabbisogno. Tutto non si può fare con una bacchetta magica, però ci stanno un paio di tipologie di analisi particolarmente qualificanti e importanti che non possono lavorare fino a mezzogiorno, non è possibile. Il problema è legato al blocco del turnover, ma se si va a cercare bene il personale ci sta, in giro, in bosca. Ma certo, non è normale. E veniamo al discorso del personale. Qui dobbiamo dirci tutti le cose come stanno. Voi sapete, io sono andato a visitare, a fare un'ispezione, dopo che chiedevamo, dobbiamo andare direttamente a fare un blitz in una struttura ospedaliera importante, questo l'avete detto anche sui giornali prima dell'estate. Signori, il personale qui usufruisce di normative in maniera scandalosa, di 104 e di inidoneità. È una vergogna le percentuali di comportamenti opportunistici che c'è nel personale dipendente di questa regione. È vergognosa. Io ho trovato al pronto soccorso il 40% di inabili al lavoro. Al di là dell'incapacità del manager, che fortunatamente è stato rimosso, perché è chiaro che tu devi rendere zero al pronto soccorso e l'aumenti nei reparti, ma non puoi avere un 18% nei reparti e il 40% al pronto soccorso. Però è un problema di testa ed è un problema di chi ha nominato quelle teste. E li siamo intervenuti. Però anche un 18% di personale inabile al lavoro e il 95% dei signori che hanno la 104 non è per sé, è per un parente, e per la legge purtroppo attuale basta avere, se sei sette fratelli e c'hai un nonno che rientra nella 104, lui dice, tu mi devi assistere, e lo devo assistere io, perché ma c'è sette fratelli, e lo devo assistere io, guardate, quello è l'unico dipendente pubblico, cioè, ragazzi. Ma anche su questo vedete delle risposte importanti nei prossimi giorni. Sono partite ieri le richieste a tutte quante le aziende, elenchi nominativi di 104 e di minori aggravi, e lavoreremo con la Guardia di Finanza e con i medici competenti. Succederà un macello. Per dirvi, è un vero e proprio piano industriale che prima o poi comincerà a produrre i suoi effetti. Attenzione alle situazioni, diciamo, alle reali necessità. Ma di tutta evidenza. No, perché questo
Io chiedo dati. Dopodiché si verifica la reale confessione, si verifica il veterinario, si rimanda. E dopodiché qualcuno che la deve avere non ce l'ha. Capito? Quali sono i comportamenti?